Hai capito il furbone, quello con la faccia da pirla, eh? Chi è? Il signor Zuckerberg, che adesso addirittura apre una banca di Facebook, banca virtuale, e fa tipo PayPal, è un PayPal un po' più evoluto, diciamo. Ma tu ti rendi conto, questo coglione? L'e-commerce era il era l'arrivo predestinato di Facebook. Sì, già però, adesso però si frecano i soldi per quelli che fanno le promozioni. L'hai sentito che hanno fatto un calcolo sugli algoritmi per quelli che fanno le promozioni, tipo le aziende che fanno promozioni su Facebook, si sono resi conto che quello che investono non è proporzionale ai risultati che ottengono. Facebook ha detto sì, avete ragione, ma se volete così sono attaccato al cazzo. Ma la cosa veramente triste è che una volta, almeno all'inizio di questi social network, era tutto abbastanza onesto, nel senso che erano dati credibili, perché tu effettivamente avevi la fotografia, i dati sensibili di una persona che decideva di metterti il like, seguire la tua pagina, commentare eccetera. Ormai invece è tutto finto. Cioè, tutto finto, puoi comprare i like. Tu a volte ti trovi, fateci caso, se fai un giro nella tua pagina, ti troverai ad essere, non so io, fan o follower di una persona che manco conosci. Mia madre! E tu dici, mia madre, sabato! Vado a pranzo e mia madre mi dice: oh, ho guardato il mio profilo Facebook! C'è scritto che seguo amici di Maria De Filippi! No! Toglimelo! Ma tieni il telefono, toglimelo! Toglimelo, allora, ha detto. E questo è brutto, perché già abbiamo scoperto nel corso degli ultimi anni che tipo i numeri che leggiamo su YouTube sono falsi, sono alcuni tutti finti. Sì, certo, sì, sì. Ci sono delle agenzie che si occupano proprio di vendere dei numeri impressionanti di visualizzazioni per far sì che un artista che spunta dal nulla diventi automaticamente una star. Però funziona, e quindi fa, ragazzi, cioè, sì, fa i film. Io vorrei dire alle persone che hanno in mano tipo il mondo del cinema, della televisione, il mondo dello spettacolo, le discoteche, che tante volte voi vi fate influenzare da numeri che sono finti. Sono numeri inesistenti. C'è gente che paga, ci sono società che vendono follower o visualizzazioni. Quindi tu ti stai facendo inculare. Tu magari produci il film di Zingo Zughello su YouTube che c'ha 40 Pills, milioni, diciamo, dei The Pills, allora, o di Fabi J. No, così ho presi due a caso, diciamo. Quindi, vabbè, comunque magari quelli sono veri, io non lo so. Scusate, però, quindi i miei 4 milioni e mezzo su Instagram sono finti, volete dire? Anche perché ti chiami Giovanni Buracchi, non so perché hai scelto questo pseudonimo. Facciamo una precisazione, che spesso la suggestione non la dai tanto alle aziende che ormai sanno che ci sono gli aggregatori, ci sono società che si muovono dietro alle spalle di tanti artisti, ma sono i follower stessi, perché i ragazzini di 13-14 anni comunque si fanno influenzare dai numeri e ti reputano fico perché hai i numeri, poi non sanno che alle spalle c'è un lavoro. Però di scusami, aggregatori, capito? Cosa scaturisce in te questa cosa? Che tu a un certo punto vedi Ziggo Lulullu che c'ha 1 milione di follower. Però li merita, e tu dici forte. Ziggo Lulullu è uno dei miei preferiti. Allora, Ziggo Lulullu spunta dal nulla e c'ha 1 milione di follower. Tu che fai, per esempio, la radio da 30 anni, dici: ma come cazzo è possibile che io ne ho un decimo? Allora lì ti inscimmi. E cosa fai? Inizi a comprarteli. Io conosco qualcuno in questo programma che l'ha fatto, non faccio nomi, per amor di Dio. Però si è fatto inscimmiare e quindi ha iniziato a comprarsi follower. Sei un babbo di minchia. Se ci devi patire che Paolo c'ha più like su Facebook di te, dillo. Stavi parlando di me? Cioè, no. Se ci devi patire che ne ha quasi il doppio di te, dillo. Cioè, dillo agli ascoltatori che ci non patisce. Credo proprio, fratello. Non no, credo proprio. Io non mi permetterei. Ma guarda che facilissimo. Allora, tu prendi per esempio Gianluca Vacchi, non abbiamo parlato prima. Allora, tu vai sull'Instagram di Gianluca Vacchi, vai sulle persone che lo seguono e tu vedrai quanti. Lui ormai adesso ha veramente tanti follower, perché poi è diventato famoso grazie a questo sistema. È stato affiancato da delle persone, da un'agenzia che lo segue, alla quale lui ha detto: io voglio diventare famoso, sono ricco, non mi manca un cazzo, c'ho la figa, le case, voglio diventare famoso. Ho detto: va bene, funziona così, dammi, non so, tipo 7.000-8.000 euro e ti compro 1 milione di follower. E lui si è comprato 1 milione di follower. Se tu vai a vedere il suo profilo, vai a vedere quanti sono finti. Ma una marea. Poi ci sono ovviamente io in mezzo sono andato, tantissimi... ma è uscita la fidanzata di Vieri, non riesco a staccarmi. Cioè, non riesco a staccarmi dalla fidanzata di Vieri, attenzione, ragazzi. Una cosa... Attenzione, che abbiamo l'esperto. Abbiamo l'esperto di numeri. Venga. Cari amici, di Leone, vieni. Al posto fisico. Allora, io volevo parlare di Gianluca Vacchi. Bene. Sì. Allora,
Voi sapete che io festeggio, diciamo, la festa prenatalizia il 23 di dicembre a Cortina d'Ampezzo. Tu festeggi la gravidanza di Gesù, sei l'unico al mondo. Vabbè, perché io sono fatto così. Cosa succede? Sì. Ho chiamato Gianluca. Sì, ho detto: Gianluca, non vieni a fare un DJ set a casa? Ma al quarto tu hai capito che non era no, 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 mi ha risposto molto commosso, mi ha chiesto ovviamente un cachet ridicolo, mi sembra una milionata. Ah, si fa pagare. La Madonna. Certo. Ma come si fa pagare? Miliardario? Ma cosa vuol dire? Anch'io sono miliardario, cosa fai? Non prendo lo stipendio dalla radio? Ecco, no. Io però, scusa, posso dire una cosa al signor Gianluca Vacchi, visto che è tuo amico, se glielo puoi riferire, che a me ha bloccato su WhatsApp dopo la prima volta che ho avuto il suo numero. Ma Marco, aspetta, sai perché? Perché non ho un milione di euro. No, ma proprio non c'hai una lira. Questa è la differenza. Signor Gianluca Vacchi, io capisco la sua voglia, il suo desiderio di emergere, perché lei ha tutto nella vita, ha la bellezza, perché è un bel uomo, un bel fisico, belle fighe, belle case, belle auto, hai tutto. Ti manca, hai l'aereo privato, ti mancava la notorietà e mi sta bene quella. Te la sei comprata. Ma non fare il DJ, per favore. Scusa, Marco. Cioè, siamo passati. No, c'erano quelli che hanno fatto il Grande Fratello, usciti dalla casa dopo 3 mesi, non se li cagava più neanche la mamma. Allora cosa fai? Il DJ in discoteca. E poi dopo hanno fatto un altro reality con Amici di Maria De Filippi. Quelli che non sono diventati famosi, cosa fanno? I DJ. Mo adesso ti ci metti pure. Ti do una notizia, allora. Marco. Allora, Nicole Minetti. Sì. Nicole Minetti, te la ricordi? Nicole no, fa la DJ, lo so. Sì, guadagna 100 euro al minuto in discoteca, a Ibiza. Cosa? 100 euro al minuto in discoteca. Ma cosa ancora sta lavorando. Sì, sì, sì. Ibiza resident. Vabbè, ma scusa, com'è nato Donald Trump? Suo padre gli ha regalato $1 milioni e lui li ha no, faceva il DJ. Che cazzo? Ma non è vero, ma che cazzo stai dicendo? Fratello! E poi adesso è DJ! Ma non è DJ! Ignoranti di merda, leggete i giornali, bastardi, poveri di merda. Complotto! Questo è vero. Allora, qui non è una questione né di invidia né di rabbia né niente. È triste. Cioè, la trovo una cosa triste perché non vale più niente. Cioè, è tutto farlocco. È un po' come i soldi, no? Una volta c'era l'equivalente del denaro contante, era l'oro, no? Nella banca centrale. Sì. Ormai non funziona più così, lo sappiamo. Cioè, non c'è più l'oro che corrisponde ci ai soldi che girano. Ci sono i bastoncini di pesce, c'è l'oro del capitano. Mi togo il cioccolato. Ed è una cosa che nessuno vuole mai affrontare, ma purtroppo è una cosa molto grave. I soldi che girano adesso sono soldi virtuali perché sono dei click. E quindi è uguale anche nel mondo dello spettacolo, è tutto finto. E quindi tu non sai più di che cazzo ti puoi fidare, se i numeri sono reali, se anche i dati d'ascolto della radio, noi siamo i primi, ma chi lo sa se sono effettivamente quelli che vediamo? Potrebbero essere il doppio, magari la metà. Chi e lo sa? Io sono veramente io? Sì. Chi ecco. Lo sa? Chi può dire se io sono io? Brutto sei brutto, questo ma lo chi possiamo può dirlo confermare. Perché ed è per questo che noi non ci vantiamo dei nostri 2.900.000 iscritti alla pagina di Facebook. È beh. Per questo che non ce ne vantiamo mai. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Ve lo giuro sui miei testicoli, ve lo giuro sulla casa di Paolo, ve lo giuro sulla mia radio di Mai, ve lo giuro su tutte le cose che amo di più al mondo. Noi non abbiamo mai comprato un like sulla pagina di Facebook dello Zoo. Quello che c'è è vero. Ed è vero che ci sono 15.000 turchi che ci ascoltano ogni giorno via web. Sta scherzando, chiaramente. No, la verità, giuro. Guarda, la pagina di Facebook dello Zoo è nata e cresciuta così, in maniera proprio spontanea. Aspetta che saluto gli amici in Turchia. Quando è che sono arrivati gli stronzi esattamente poi in questa nascita e crescita? C'è un dato di fatto, signori, uno solo. Questa è la cruda realtà. Paolo Noyes è brutto. E questo non ce lo leva nessuno. Ma non è vero, è la radio. Perché poi quando mi incontro dico, ma non è vero che sei brutto, stai benissimo biondo. Lui è invidioso. Con la tua bruttezza Steve Aoki ha preso un altro Nobel per la fisica. Sì, ma non era un DJ, scusa. No, quelle Donald Trump. Comunque Luca Alba ha detto che coso Gianluca Vacchi si fa le perette per i muscoli, ma ha fatto questo gesto qua Luca Alba, l'ho visto. Ma non è vero. Approfondiremo. Vado in bagno a farmi. Ah, okay. Vabbè, ma c'ho un amico anch'io che c'ha 55 anni e c'ha gli addominali scolpiti, ogni tanto una punturina se la fa. Cazzo vuol dire? Ma lo fa ciao Luca. Zigomi, grande Luca. Salutiamo grande Luca. Luca. Ma andiamo invece sugli uomini veri, quelli che nell'West lottavano per portare le vacche al pascolo. Aspetta, si chiamano Django e Mongo? No, com'è che? Bingo e Django. Allora, i figli di Django? Bingo e Mongo, credo. Bingo e Mongo, sentiamo.